L'opera più dispendiosa del senatore Rosazza, noto filantropo biellese dell'Ottocento, fu la strada della Galleria Rosazza, in cui il progetto prese vita tra evocazioni dello spirito guida e sogni fantasiosi forniti dal medium Giuseppe Maffei, noto spiritista un po' improvvisato. Fin dal marzo 1889 vennero iniziati i lavori di sbancamento della roccia a ridosso degli edifici dell'ospizio di San Giovanni Battista. Gli operai al lavoro superavano il centinaio e comprendevano decine di donne addette ai trasporti delle pietre e dell'acqua. Dal 2 luglio 1893 iniziarono i lavori del traforo lungo 367 metri a 1488 metri di altitudine. L'8 settembre 1895, alle ore 6 pomeridiane, le squadre provenienti dai due imbocchi si incontrarono alla quota prevista in perfetto allineamento, alla presenza di Federico Rosazza, che assistette alla caduta dell'ultimo diaframma prodotta da 11 carichi di dinamite. Pensate, tutto lo scavo fu eseguito a mano senza l'utilizzo di perforatrici. Intanto Giuseppe Maffei, seguendo il dettato dello spirito guida, aveva progettato l'edicola del riposo, la torretta, l'albergo ristorante, la rotonda Belvedere, il Delubro antico e l'edicola di Sant'Eusebio. Durante i lavori, Federico Rosazza trovò forti opposizioni che ritenevano più conveniente un tracciato a quota inferiore di minore pendenza. Federico preferì l'originario tracciato, confortato in ciò dall'ennesimo dettato degli spiriti guida che Giuseppe Maffei aveva evocato e che avevano suggerito, oltre alle caratteristiche della strada, guarda caso, anche la convenienza rispetto ad altre soluzioni dell'idea primitiva. Notate come le due testate della galleria assomigliano a quelle del traforo del Fréjus. Non è una coincidenza. Infatti questa, come quasi tutte le altre opere di pubblica utilità fatte costruire dal senatore, furono possibili grazie anche a quelle eccezionali maestranze che furono praticamente le stesse impiegate nel noto capolavoro ingegneristico voluto da Cavour. Grazie per l'attenzione e al prossimo video.